chi la valiva, grazie. Siamo tornati con un nuovo video. Eccoci qui. Con. Però... aspettate un attimo. Andava a cosa andiamo a fare oggi? Oggi ci sarà la challenge della indovina un film in 5 secondi. Era in 7 però. Ah no, fai una cosa in 7 secondi, era sì. Che abbiamo, cioè stiamo riproponendo perché già l'avevamo fatta, ma avete chiesto in molti di rifarla perché era figa, il mio tan 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 pam pam. Quindi ci siamo scritti esattamente 21 film a testa. Praticamente io ce ne ho 6 però. Vabbè, io ne ho scritti 21 perché ho cominciato a scrivere e non mi provo più, quindi... niente, uno, che ne so, parto io perché ce l'ho detto. Allora, praticamente cosa consisterà? Facciamo 5 film per uno. Lui ne ha scritti 21, però ok, dategli il contentino di dire bravo, ne ha scritti 21. Grazie. Ne abbiamo scritti 21 e quindi ne dobbiamo fare 5 per uno. Sì. Chi indovina di più vince. Yes, parto io e allora... sì, aspetta, devo prendere il cronometro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vabbè, vai. Vai. Macchine, inseguimenti, boom, tutti morti. Macchine, inseguimenti. Tipo boom, tutti morti. Tutti morti. Che è Fast and Furious. Bravo. Che non ho mai visto. Ma macchine, no, ora dilapidano. Vabbè, resto 1-0 in me. Appena comincio. Ciao, io sono un mago e faccio le magie. Basta questo, cioè. Ciao, io sono Harry Potter. Cazzo, che c'è bisogno pure dei messaggi. Io stavo per dire il mago di Oz. No, ma poi non ho capito, ma la cosa, il punto, va a me o va a te? Cioè, è più bravo quello che lo dice o quello che lo indovina? Infatti è più bravo quello che lo dice, no quello che lo indovina, perché quello che lo indovina... ma capito, ma quello che indovina proprio mi fa perdere quello che lo dice, se dice una cosa sbagliata. Vabbè, quindi il punto sta a chi indovina. Vabbè, il punto sta a chi indovina. Ma famo senza punti, famo così. Famo che senza... ma gloria, dai. Per lo sport, proprio. Vai, cioè... lo sport. E vai, posso partire? Vai. Adesso, maschera di Anonymous, figo, anarchico. V per vendetta. Boom, bravo, bravo. Vabbè, ma questo è facile. Cioè, fa... vabbè, ora te ne faccio uno difficile, allora, vai. Allora, questo è un supereroe. E è forte perché conquista tutte le donne, cioè, capito? Pam pam pezzi rari. Un supereroe che conquista tutte le donne è solo Iron Man. Esatto. Cioè, Iron Man, infatti. È un supereroe che conquista tutte le donne, cioè il suo scopo è quello. E ho capito, no, perché non potevo dire l'uomo di ferro. Cioè, l'unico che potevi dire, la peculiarità di Iron Man un era... un playboy filantropo miliardario. Un miliardario per boy filantropo. Esattamente. Moscardelli. Si chiama Barba. Vai, allora, mo tocca a me. E questo probabilmente non l'hai visto, quindi te lo dico. La D è muta. Basta questo. Omodossola. Cazzo ne so, cioè, che vuol dire addi e muta? Omodossola. Che cazzo vuol dire? Dai, non ti esisto Django. Ma l'hai fatta già l'altra volta Django. Non l'ho fatta l'altra volta Django. Ti puoi giocare 10 euro, ti metto il pezzetto in cui abbiamo fatto Django l'altra volta. Te ne faccio un'altra volta, te lo faccio un altro. Vai. Allora, cioè, se spari, i proiettili tipo curvano, fanno tutte cose. Matrix. Ma qual è Matrix? I proiettili curvano. Ma che cazzo dici Matrix? Che Matrix? Wanted. Che non ho visto. Ma come fai? I wanted Matrix. Sì, vabbè. Matrix è molto wanted. Sta americanate troppo fighe. Vabbè, vado io. Vai. In questo film, praticamente, che succede? Che se tu vai su un pianeta, poi rischi di passarci 20 anni. Capito? Cioè, 20 anni di più di quanto ho. Interstellar. Mamma mia. Boom! Girare, peccato la maniera più brutta che si poteva spiegare. Sì, è bello che l'avevo scritto anch'io e me lo sono visto una settimana fa per la prima volta, quindi c'è cioè, tranquillamente. Allora, in questo film in pratica se lui legge o guarda dei ricordi, forzandosi riesce a cambiarli e ogni volta fa tipo dei macelli durante la storia. Sì, vabbè. Che cazzo ne so, io non so che film stai parlando. Fa dei ricordi. Sì, ma che è Next? All'interno di questo. Io un sogno per un sogno. No, non è quello. Se una farfalla sbatte le ali ah da una parte c'è stato un uragano in Giappone ragano. Però non ho visto il film. Butterfly sbatte effect vabbè, stavo sì. Là allora mo te faccio troppo figo, guardatevelo, cioè, troppo te faccio una, te la metto in chiave violino. No, sì, mi ricordo un cazzo, me lo scrivo tutto addosso per ricordarmi le cose. Bravo, chi è? Dai, è facile, su, dallo stesso regista di Interstellar e di The Prestige e di Inception. Se la scrivi cosa addosso per ricordarsi le cose ogni volta tu la riordina. Perché questo ogni tot si scordava tutto. Quindi per riordinare l'idea si diceva addosso quello che c'aveva. Memento. Non l'ho mai visto, vabbè. Comunque... non hai mai visto Memento? No, guardatelo. Visto. Regà, guardate Memento che è tipo il film che ti intrippa di più. Vedrete, alla fine del film direte... ho perso 2 ore da vita mia perché non ho capito un cazzo del film. Quindi però... mo scrivo la prossima volta. Esatto, quindi vado a guardatevelo, perché guardatevelo perché è figo. Se capite quello che dice, è figo. Io non l'ho capito comunque. Ok. Però l'altro dicono che è figo. Non l'hanno capito. A riguardatelo. Vai, questo è facile. Ok, una sinistra famiglia.
E famiglia significa che nessuno viene abbandonato. Chi è l'Iresti? È troppo bello, il mio cartone preferito. Lo devo fare per forza. È come... il prezzemolo, lo è si come una torta di mele. Li spieghi veramente male i film. Dai, porca puttana, è tipo la frase clou di questa serie. Di film. Ah, American Pie. Porca puttana. Cazzo, è come una torta di mele. Ma quando cazzo hanno detto è come una torta ma di mele? Ma come che sai così? Com'è la cosa? È come una torta di mele. A scena dopo quello si sta a fare una torta. Cioè, primo film di American Pie. Non mi ricordo la scena. Vabbè, comunque American Pie. Ragazzi, sta messo malissimo. Sì. Vabbè, non me lo posso ricordare tutto. Allora, vediamo. È il film di un DJ che va in botta tutto il tempo. Suona, yo, non te lo sarai mai visto. Cioè, proprio mai. Non ti guardi proprio sti film. DJ Toxic. No, Berlin Calling. Va bene comunque. Vai. Beh, ma sono film che davvero restano che sono belli. Che sono proprio belli. Ah, prendete questo film. Se non dite la frase proprio fatta. Mm-hmm. C'è un tipo molto strano. Che fa così. Ehi. Che è eccellente dei Simpson. No, che fa così. È mio adesso. Ah, il Signore degli Anelli. Bravo. Ma cazzo. Cioè, e come preso, te lo dicevo? Ha preso Gollum, che era lui di che cazzo ne so, cioè, ma non è questo il giorno. Poi facevi il discorso del film. Che faccio tu non puoi passare. Bravo. Vabbè, era quello più semplice. Sì, manco così il Signore degli Anelli. Non l'ho visto, purtroppo mai ti ho fatto vedere. Ah, sì, Capodanno abbiamo fatto la maratona del Signore degli Anelli, bellissimo. No, che l'ultimo film in onore a God's Dread, perché so che gli piace molto. Cab. Non è Cab. Non è Cab. No. Allora, in pratica la frase ricorrente su questo film è il mio negro è un poliziotto corrotto. Bad Boys. No. Non è un poliziotto corrotto. Infatti non è un poliziotto corrotto. Ma io l'ho detto prima quando dicevi, però veramente vabbè, a parte tutto. Vabbè. Freestyle, sono un poliziotto corrotto. No, e dici sempre il mio negro. Mi faccio male, mi metto un cerotto. Mamma mia, tristissimo. Non lo so. Training Day, God's Dread. Training Day. Ok. E lo fanno lunedì su cielo. Ammesso sicuramente tutti i film che sono conosciutissimi. E veramente, io mi sono sforzato a mettere i film che tutti cazzo, conoscono. Intanto Fabio Rovazzi è su Periscope in live. Ma non ci interessa perché se vi è piaciuto questo video e volete vedere un altro video simile, un'altra challenge che faremo, lasciate 5000 like e noi torniamo con un nuovo video. Cioè, incredibile e niente, ciao.